Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Sono 734 i pazienti guariti dal virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza, più del 54% dei 1.345 casi di positività. Si registra un unico incremento che riguarda stavolta proprio la provincia di Oristano. Si tratta infatti del caso di Santa Giusta, annunciato ieri sera dal sindaco Antonello Figus. In totale nell'isola sono stati eseguiti 36.710 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 88, di cui 10 in terapia intensiva e 403 sono le persone in isolamento domiciliare. Non si registrano nuovi decessi, complessivamente sono 120, 58 quindi i positivi a Oristano. E intanto oggi il sindaco di Oristano Andrea Luzzo annuncia di avere avuto comunicazione di altre due persone guarite in città. I contagiati dall'inizio erano 22, spiega Luzzo. I guariti diventano 16, gli attuali contagiati sono invece 6. E nonostante l'emergenza vanno avanti le procedure della programmazione territoriale, 19 i progetti della provincia in partenza. Vediamo. Sono 19 i progetti della programmazione territoriale per i quali sono state avviate le procedure per gli incarichi di progettazione. Riguardano i comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, Nuraghi, San Vero Milis e Oristano. La programmazione territoriale dell'Unione dei Comuni Costa del Sinis del Comune di Oristano con il progetto di sviluppo territoriale Viaggio nella Terra dei Giganti procede nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Il progetto di sviluppo territoriale è composto da 40 interventi ed è finanziato dalla programmazione territoriale con oltre 23 milioni di euro. Si tratta di un progetto ambizioso che abbraccia 6 comuni, i 5 dell'Unione, più Oristano per un totale di 48.600 abitanti. La struttura tecnica dell'ufficio unico, costituita dal personale dell'Unione dei Comuni e del Comune di Oristano, nonostante l'emergenza sanitaria, sta provvedendo senza sosta all'attuazione del programma, spiega Luigi Tedeschi, presidente dell'Unione dei Comuni Costa del Sinis. Con il progetto Viaggio nella Terra dei Giganti intendiamo favorire lo sviluppo sostenibile, economico, occupazionale e sociale del nostro territorio, dice Tedeschi. Le enormi potenzialità di questi territori e soprattutto la forza del progetto, aggiunge il sindaco di Oristano Andrea Luzzu, grazie alla collaborazione tra sindaci e all'impegno dei tecnici dell'ufficio unico, possono diventare eccellenze internazionali per rafforzare l'offerta turistica, ma anche per creare condizioni di vita e di lavoro migliori a vantaggio di chi questa terra la abita. Tra i 19 interventi dell'intero programma, due quelli di Oristano. Il primo lotto per il completamento e la messa a norma del complesso sportivo Sarodia e il secondo lotto del campo di atletica Sinis Nurra con il rifacimento della pista e la messa a norma degli spogliatoi per gli atleti. E dal 14 marzo sono 43.851 i controlli realizzati dal Corpo Forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza epidemiologica. Nella giornata di ieri, 12 maggio, sono stati effettuati 253 controlli, 19 a Oristano. Non è stata sanzionata alcuna persona. E prima dell'ufficiale riapertura delle spiagge si studiano i metodi migliori per il distanziamento. I più fortunati saranno i residenti nelle località marine. Vediamo. Nell'Oristanese, da Bosa Marina e sino alla valle di Marceddì, la gestione estiva del litorale costiero si presenta con le incognite derivanti dalle regole che stanno per essere predisposte sul distanziamento sociale che sarà necessario osservare anche in spiaggia. Immuni da queste sanzioni i possessori di residenze al mare e i titolari di imbarcazioni, i primi dalle proprie case, potranno scegliere gli orari migliori per scendere in spiaggia in quelle ore scarsamente affollate da intrusi. Gli altri potranno prendere il largo e virare laddove il vento li porta, raggiungendo calette o isolotti. La gestione degli spazi sarà probabilmente in rapporto ai volumi edificati a ridosso degli arenili e del carico umano dato dai residenti, ma in ogni caso contingentare gli accessi alle spiagge rischia di introdurre pericolose frizioni classiste e sociali. Ci sono infatti litorali presidiati da barriere edificate, composte da seconde case, e litorali liberi come quelli di Cabras, Torre Grande, Abba Rossa e Arborea, che rischiano di essere presi d'assalto, ponendo problemi non di poco conto ai municipi interessati.
Fino al 3 giugno ci si può candidare per diventare una sentinella del SINIS. Il progetto di educazione ambientale e sensibilizzazione partirà a luglio e terminerà a settembre. Vediamo i dettagli. Da oggi fino al 3 giugno è possibile richiedere l'adesione al progetto di volontariato civico SINIS Sentinels, approvato dalla Giunta Comunale di Cabras il 4 marzo scorso, che vuole coinvolgere i cittadini in attività di educazione all'ambiente nel litorale del SINIS, da luglio a settembre. A curare la redazione del progetto, l'area marina protetta del SINIS, in collaborazione con l'Associazione Sportiva e di Promozione Sociale Sea Scout e lo IAS CNR. Saranno due le aree di intervento, terra e mare, con squadre che avranno il compito di svolgere attività di sensibilizzazione e informazione agli utenti sullo stazionamento delle unità nautiche, come sul prelievo illegale della sabbia. Dal Comune di Cabras specificano che durante le attività si terrà conto delle distanze di sicurezza per evitare la trasmissione del virus. Per ragioni logistiche e organizzative il numero massimo di volontari è di 60 alla volta. Proprio per questo si procederà a una rotazione per coinvolgere il maggior numero di soggetti possibili. Ai partecipanti si richiede la disponibilità di 10 giornate, anche non consecutive, con la massima elasticità. SINIS Sentinels è una tappa del processo intrapreso di apertura dell'area marina agli utenti, per coinvolgerli sempre di più nella gestione e nella fruizione dell'area marina, dichiara il direttore Massimo Marras. Siamo coscienti del fatto che le nostre risorse siano ben limitate. Proprio per questo la nostra capacità di offrire servizi, dice, potrebbe esserne condizionata. Ai volontari, oltre a formazione qualificata, attestati di partecipazione e divisa distintiva, sono assegnati dei benefit come l'acquisto dell'abbonamento per la sosta nel litorale al prezzo riservato ai residenti. Intendiamo rafforzare le politiche di accoglienza turistica nella nostra terra definendo l'identità culturale e ambientale attraverso un programma di comunicazione digitale che vedrà il coinvolgimento attivo delle edicole in Sardegna, lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas a margine della firma del protocollo d'intesa tra la Regione con gli assessorati del turismo e degli enti locali, l'ANCI Sardegna e la FIEG. Il documento approvato dà il via libera al programma regionale di sviluppo che ha definito per i prossimi 4 anni le linee prioritarie nell'ambito strategico dell'identità turistica e contiene il progetto Pilota Edicole per potenziare la rete di accoglienza. Voltiamo pagina. I diabetici sardi chiedono visite in ambulatorio. I medici dichiarano di essere pronti ma aspettano indicazioni dettagliate. Sentiamo. L'emergenza coronavirus ha cancellato centinaia di visite programmate da tempo. Anche per i malati di diabete mellito della Sardegna è incominciata la fase 2, ma per loro gli ambulatori rimangono ancora chiusi. Da più di una settimana è iniziata la seconda fase dell'emergenza e la domanda che ci sentiamo rivolgere nelle nostre televisite è: come mai non ci fate venire negli ambulatori? Ha dichiarato il presidente dell'Associazione Medici Diabetologi della Sardegna, Gianfranco Madau. La risposta è che purtroppo nulla è stato modificato nelle disposizioni regionali e aziendali. Ambulatori chiusi, solo urgenze e emergenze. In queste settimane la risposta con la telemedicina ha portato l'applicazione puntuale del distanziamento per arginare la pandemia, ma ora anche nelle cure ambulatoriali è necessario ricominciare con le normali visite in presenza del paziente. Per questo motivo il direttivo dell'associazione nelle ultime 3 settimane ha lavorato per progettare l'organizzazione della fase 2 con una procedura volta ad armonizzare le esigenze assistenziali con le necessarie precauzioni. In tale documento, ha continuato Madau, inviato all'assessorato regionale alla salute, sono indicati i principi clinici e organizzativi in base ai quali individuare per ciascun paziente diabetico la migliore tipologia di accesso alle cure. Noi siamo pronti a questo impegno. L'assessore Nieddu e le aziende sanitarie ci devono dare le indicazioni relative all'avvio e alla tempistica della nuova fase, dalle regole di priorità degli accessi alle risorse umane e tecniche per attuarli, ha concluso Madau. Il Comune di Oristano vara il portale telematico dei servizi scolastici, quali ad esempio l'iscrizione al servizio mensa, quella al servizio trasporto e la richiesta di borse di studio e contributi. È curato dall'Ufficio Pubblica Istruzione, consentirà l'accesso in modalità telematica ai servizi dell'ente amministrativo e rappresenta un'importante occasione per procedere gradualmente alla sostituzione delle pratiche cartacee per altri servizi comunali fino alla completa dematerializzazione. L'applicazione denominata Immuni non è sparita, entrerà nel sistema nelle prossime settimane, a giugno. Sentiamo.
Sarà anonima, gratuita e non obbligatoria. Pronti a scaricarla? Questione di secondi. Sì, essa, l'app Immuni, è presente oppure no? In realtà la tanto discussa applicazione non è sparita, nel senso che non ce la siamo tolta definitivamente di mezzo. Se mai funzionerà, dovremo aspettare l'inizio dell'estate o quantomeno la metà di giugno. Essa servirà per andare a tracciare i contagi da coronavirus in Italia, nonché per tenere traccia degli spostamenti dei singoli. Oltre alla sezione dedicata al controllo vero e proprio degli spostamenti, all'interno dell'app ci sarà una parte dedicata a una sorta di cartella clinica virtuale degli individui. Per effettuare il tracciamento, l'applicazione si servirà del Bluetooth Energy e non del GPS, in osservanza alle linee guida europee e con il fine di tutelare maggiormente la privacy delle persone. 500.000 euro per un progetto di valorizzazione del Lago Modeo. Vediamo. Sono sempre immutate le condizioni ambientali del territorio che ricade nel Lago Modeo, sul quale si riversano le attenzioni degli amministratori locali e delle popolazioni della zona, per la verità deluse dalle continue promesse di creare in quei luoghi una sorta di Eldorado. Ci sono stati sempre limiti soggettivi che discendono dalla particolare configurazione della zona, che si dimostra più accessibile nella parte nord-est delle rive, dopo il ponte di Tasasuni, e più ripide a sud verso la parte centrale, non priva comunque di interesse orografico. Nel tempo, solo la parte del territorio in capo al comune di Sorradile, per la particolarità di questa amministrazione, con qualche affanno ha mantenuto operative strutture per l'ospitalità e lo sport. Per il resto, tutti i municipi rivieraschi sono impegnati a individuare opportunità e soluzioni che consentano di stabilire punti fermi dai quali partire. A metà degli anni 2000, un gruppo di imprenditori risulta fossero interessati agli alberghi sul lago, poi più nulla. Ora le unioni dei comuni del Guilcer e del Barigadu sono titolari di un finanziamento regionale di mezzo milione di euro per lo studio di un progetto di valorizzazione del lago, cifra consistente per redigere un progetto di massima che deve individuare soluzioni e trovare il giusto ancoraggio. Il comune di Bauladu attiva un servizio di assistenza per il mancato recapito delle bollette del servizio idrico. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'amministrazione comunale di Bauladu è pronta a mettere a disposizione dei cittadini un servizio di consulenza al fine di supportare gli utenti nella risoluzione delle problematiche dovute al mancato recapito delle bollette dell'acqua del primo bimestre dell'anno in corso. Nel dettaglio, l'interessante iniziativa intende fornire assistenza informatica e offrire un'alternativa al call center del gestore unico del servizio, dato anche la chiusura temporanea al pubblico degli uffici di Abbanoa a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Seppure quello idrico non risulta essere un servizio attualmente svolto dall'ente comunale, gli amministratori hanno scelto di dedicarsi in prima persona al fine di supportare i civili che hanno meno dimestichezza con gli strumenti informatici e nel districarsi nelle fitte trame della burocrazia. Amministrare il paese, fanno sapere dal comune, vuol dire mettersi a disposizione della comunità e di fatto lo spirito di servizio e l'altruismo caratterizzano il modus operandi di questa amministrazione di approcciarsi al ruolo. Il comune di Oristano mette in vendita l'ex mercato ortofrutticolo all'ingresso di Via Marconi. La vendita sarà effettuata attraverso un'asta pubblica sulla base di 1.573.000 euro e riguarda l'intera area edificabile di 7.673 metri quadri. Le offerte dovranno essere presentate al comune entro le ore 13 del 12 giugno 2020, mentre l'asta pubblica si svolgerà il 16 giugno a Palazzo degli Scolopi. E la prefettura di Oristano ha stilato le linee guida per la realizzazione delle processioni. Nessun corteo possibile dietro il santo. Chi abita sul percorso potrà affacciarsi, ma senza sostare su strade e marciapiedi. Vediamo.
La prefettura di Oristano ha emanato le nuove linee guida per la realizzazione delle processioni a seguito di un incontro fra il prefetto, il questore di Oristano e i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Coscienti del valore tradizionale che tali ricorrenze esprimono per la comunità, specie quando si tratta di celebrare un santo patrono, si è deciso di permettere le celebrazioni e le processioni stabilendo linee guida ben precise, magra consolazione per chi avrebbe voluto seguire il santo in processione. Dovranno essere 4 i rappresentanti delle confraternite o dell'ente organizzatore, tutti muniti di presidi, che si occuperanno di deporre il simulacro sul veicolo da utilizzare per il trasporto e lo attenderanno per riporlo al termine della processione. Se necessario, una persona potrà salire sul veicolo per tenere salda la statua. Il parroco e il sindaco potranno seguire a piedi il veicolo per le vie del comune. L'ente organizzatore dovrà dare comunicazione alla questura 3 giorni prima dell'evento, così che ci sia il tempo di organizzare la vigilanza sul percorso al fine di impedire assembramenti. Chi abita sulle vie percorse dal santo potrà assistere dalla propria abitazione alla processione, senza sostare sulla strada o sui marciapiedi, e senza, ovviamente, creare il tradizionale corteo dietro il santo. Domani 14 maggio ricorre la festività di Santa Giusta. Quest'anno la popolazione non potrà assistere all'accensione del grande falò nell'area dedicata ai festeggiamenti. Tuttavia il sindaco Antonello Figus il giorno del vespro accenderà simbolicamente un piccolo fuoco nell'area della Basilica e a nome di tutta la comunità compirà il gesto della tradizione centenaria impresso nella memoria dei santagiustesi. Chiaramente nessuno potrà partecipare a questo rito. Alle ore 11 domani sarà celebrata a porte chiuse la messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano, alla presenza del sindaco in rappresentanza della comunità civile. La Santa Messa verrà trasmessa in diretta sulla nostra emittente televisiva Super TV. A percorrere le vie del paese e delle borgate sarà la bandiera che riporta l'immagine sacra e che sarà benedetta anche quest'anno dal parroco Monsignor Paolo Ghiani. È tutto per questa edizione, vi lascio con le foto del contest Primavera. La migliore del giorno verrà condivisa come sempre nel nostro profilo Instagram e lo scatto più bello della settimana sarà la copertina della nostra pagina Facebook. Ricordo a tutti che il numero WhatsApp a cui spedire, lo vedete anche in sovraimpressione, è il 324-6636-549. Indicate sempre nome, cognome e luogo della foto. Grazie per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Oristanese. Grazie.